Alla nostra serata. Allora, apriamo l'argomento appunto con un post tratto dal blog Amici Domenicani e dice: caro Padre Angelo, le scrivo perché recentemente ho avuto una discussione con un amico non credente che alla mia domanda sul perché non crede mi ha risposto con le seguenti argomentazioni, alle quali al momento non ho saputo dare una risposta convincente. 1. Dall'aldilà non è mai tornato indietro nessuno. 2. Non ci sono prove certe sull'esistenza di Cristo e la risurrezione, a parte i Vangeli, i quali però sono stati scritti da dopo 60 e più anni la morte di Cristo e pertanto non sono attendibili. 3. Se i Vangeli sono stati scritti 60 e più anni dopo la morte di Cristo, chi li ha scritti? Gli apostoli e i primi discepoli, vista l'età media d'allora, avrebbero dovuto essere già defunti. Come posso rispondere in modo convincente all'amico? Spesso magari sentiamo porci la stessa domanda: ma questi Vangeli sono veri? Per questo che appunto questa sera abbiamo il professor Marco Fasolli, il quale ci darà una signora risposta. Alcune notizie sul nostro relatore. Marco Fasolli si è laureato in filosofia all'Università Cattolica di Milano e si è diplomato in scienze religiose presso lo studio teologico San Pietro Martire di Verona. Insegna storia e filosofia nei licei classico e scientifico di Verona da circa 30 anni. Scrive saggi e affianca all'attività di docente quella di conferenziere. Poi magari lui ci parlerà appunto dei volumi che ha scritto, senza che qui io sto li sto a citare, e lascerei la parola appunto al relatore. Bene, grazie. Molte grazie. Adesso sì, ci saranno alcune prove da fare. Ecco, intanto sono molto contento di essere qua con voi. Questo ambiente è splendido per me, sapete che vengo da Verona, l'Umbria è sempre stata una patria di santità, di bellezza, di poesia, e quindi immagino che le persone che la abitano siano all'altezza, se non addirittura di più, a giudicare da San Francesco, certamente di più. E l'argomento che oggi trattiamo, come è stato detto molto bene, è un argomento di grande attualità e di grande importanza, e direi che è giusto che il popolo cristiano sia sempre più informato sulla documentazione storica, scientifica, che riguarda i Vangeli. San Francesco non conosceva niente di quello che vedremo questa sera. Però erano altri tempi. Si credeva a quello che c'era scritto nei Vangeli senza spirito critico. Noi oggi veniamo dopo 2 secoli di illuminismo, abbiamo una mentalità scientifica, i giovani ma anche gli adulti vogliono avere una documentazione di quello che credono e quindi noi dobbiamo essere all'altezza dei tempi. E quello che una volta non era necessario conoscere, probabilmente oggi è necessario conoscere. Mi aiuterò nell'esposizione con delle diapositive. Si tratta di incontri che io ho, diciamo, elaborato sulla base soprattutto dell'esperienza scolastica, delle domande che mi facevano gli studenti, e poi anche sulla base di vari incontri, diciamo varie conferenze, dove ho imparato moltissimo dalle domande della gente.
In base alle domande ho cercato di elaborare delle risposte. Mi aiuto attraverso delle diapositive che spero possano esservi utili per seguire meglio il discorso. Ho visto in questi anni che l'importante non è accumulare tante cose, è sufficiente fondare, memorizzare, ricordare alcuni pilastri. Io questa sera vi propongo tre idee fondamentali sulla verità dei Vangeli, che cercheremo appunto di vedere insieme. Prima idea: siamo sicuri che i Vangeli che noi leggiamo oggi sono quelli proprio che sono stati scritti dagli Apostoli? Come facciamo a essere sicuri che c'è stata una trasmissione fedele, che quello che hanno scritto i primi testimoni oculari dei Vangeli è proprio quello che vediamo noi? Allora dobbiamo conoscere come venivano comunicati i libri, come venivano trasmessi i libri, perché dovete pensare che i libri sono stati, il libro di carta, è vero, stampata, è stato inventato, dunque la stampa, 1450, la carta è introdotta in Europa intorno al 1300, e prima? Prima erano copiati a mano, tutti i testi dell'antichità sono copiati a mano, manoscritti, dagli amanuensi. Noi dobbiamo al lavoro di migliaia di scrivani che hanno donato la loro vita, il loro impegno per mesi, anni addirittura di lavoro, in cui copiavano in tutti i monasteri del mondo, si può dire, soprattutto dell'Europa, Africa settentrionale, Medio Oriente, e ci hanno lasciato appunto questi manoscritti su papiro, una palma egiziana, oppure su pergamena, pelli di animali venivano raschiati, poi coperti con calce. Allora dobbiamo sapere quanti sono i manoscritti che abbiamo a disposizione e se questi manoscritti sono concordanti. Allora, ecco qua, provo adesso a vedere come funziona il sistema. Ecco, vedete, i Vangeli sono veri e questa è la grande domanda. Il cristianesimo ha compiuto la più grande rivoluzione della storia, dobbiamo avere una documentazione, è vero, mondo scientifico e illuminista richiede una documentazione, dobbiamo rispondere a chi ci rende conto della nostra fede. Cercheremo di spiegare appunto in modo razionale i fondamenti della nostra fede. I Vangeli sono veri? Allora, adesso vediamo in una serie vi spiego, diciamo, i cardini dell'argomentazione in modo che abbiate subito una panoramica completa. Ecco, allora, Gesù Cristo è morto nel 30 dopo Cristo. Oh, guardate che abbiamo qua una documentazione storica impressionante. Pensate che è venuta a Verona Lucetta Scarafia, docente all'Università di Storia Contemporanea, Università di Roma, ha detto che i 2/3 dei suoi studenti, studenti universitari, credono che Gesù Cristo, tra Gesù Cristo e Giove, non ci sia una differenza. Sono personaggi mitologici. Questo dipende dall'ignoranza. Guardate che abbiamo una documentazione impressionante. Abbiamo le lettere di San Paolo, il Vangelo di Matteo, di Marco e di Luca, i Vangeli di Giovanni, Vangelo di Giovanni, vedete, e gli ultimi scritti del Nuovo Testamento. Già questi sono 27 libri. 27 libri, tutti parlano di Gesù Cristo. Poi abbiamo, vedremo meglio, la testimonianza di Tacito, la testimonianza di Svetonio, la testimonianza di Giuseppe Flavio, che sono tutti autori entro il primo secolo. Quindi abbiamo una grande documentazione storica. Sono concordi tutti gli storici nel dire che lui è morto intorno al 30 dopo Cristo. Molti sono orientati a parlare del 7 aprile del 30 dopo Cristo, però guardate che non si è proprio sicuri. Siamo in questo periodo.
Poi, vedete, per 20 o 30 anni c'è stata una predicazione. Predicazione perché Gesù Cristo non ha scritto niente. E anche gli apostoli inizialmente non avevano scritto. Loro ripetevano l'insegnamento che avevano ricevuto. Allora, predicavano, usavano delle formule, degli inni, perché dovevano cercare di riassumere in parole semplici, facili da ricordare, quello che avevano ricevuto. Poi c'è, vedete, la fonte Kuhl, ne parlano i tedeschi, Quelle, la parola tedesca che indica fonte, che sarebbe proprio definita dopo 10-20 anni. Poi vedete il primo scritto del Nuovo Testamento, sono le lettere di San Paolo, fra il 50 e il 60. Dopo vedremo perché si deve dire che i Vangeli sono stati composti, vedete, sono i tre sinottici, Matteo, Marco e Luca. Sono detti sinottici perché si possono vedere insieme. Molte delle loro frasi sono coincidenti. Sinopsis è una parola greca, vuol dire sin, insieme, opsis, vedere, si può vedere insieme. E poi invece il Vangelo di Giovanni, quello è stato scritto intorno al 90-100. E questa è la prima documentazione da ricordare. Poi abbiamo da precisare alcune regole che riguardano la predicazione a viva voce. Questa è stata studiata soprattutto dalla scuola di Uppsala, che è una scuola scandinava, che mette in evidenza che non dobbiamo pensare che le parole di Gesù Cristo fossero diciamo, ripetute a casaccio, diciamo con libertà. I maestri, i rabbini, avevano delle regole di trasmissione del messaggio. Dovevano usare l'espressione più veloce, più sintetica. Dovevano ripeterla almeno 4 volte. Usavano delle costruzioni, dei modi di pensare che fossero facili da ricordare. E nei Vangeli troviamo proprio questo stile, questa didattica ebraica. Allora vedete, imparare a memoria. Allora, per noi adesso è facilissimo avere la biblioteca, invece per loro il libro era qualcosa di preziosissimo. Allora, la biblioteca dell'uomo ebreo era la memoria. Allora ripeteva la vita dei maestri e anche dei discepoli, consisteva nel ripetere quello che imparavano a memoria. E lo ripetevano spesso con una cantilena. Infatti vedete anche nelle celebrazioni pontificie, ad esempio il testo greco viene cantato, perché cantando si ricorda meglio. Canta ogni giorno, diceva un rabbino, cioè ogni giorno tu devi ripetere la Bibbia. La memoria era facilitata da accorgimenti tecnici, da alcune parole chiave, ripetizioni, assonanze, di modo che la memoria fosse abituata. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Vedi che ripete: benedetta tu tra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo. Senti, la ripetizione. Il seminatore uscì per seminare il seme. Una parte del seme cadde. Vedi che ripete, sono degli aiuti per la memoria. Ecco, poi ci sono le assonanze, metodi di raccolta, raccoglievano o attraverso delle citazioni, oppure attraverso generi simili, ad esempio raccoglievano insieme le parabole, raccoglievano insieme i racconti di miracoli. E poi la critica delle forme, cioè la critica storica soprattutto di grandi studiosi del secolo scorso, Bultmann, Jeremias, ha individuato aramaismi. Vedremo, questo sarà il secondo pilastro, che il Vangelo è scritto in greco, però è stato pensato in aramaico, proprio la lingua che parlava Gesù Cristo.
E Gesù Cristo parlava aramaico ed ebraico e appunto cercherò di farvi vedere come sia presente questa radice ebraica e aramaica. L'aramaico è la lingua, è il dialetto, la lingua parlata. L'ebraico invece è la lingua scritta, ma sono molto simili. Tantissime parole coincidono, proprio come per noi dialetto, la stessa differenza c'è tra il dialetto e l'italiano proprio scritto. Questo riguarda la predicazione. Adesso andiamo avanti a sviluppare i papiri, i codici che noi abbiamo, codici antichi. E dobbiamo cercare di vedere intanto quanti manoscritti abbiamo dei testi antichi di autori classici, pagani, in modo che possiamo renderci conto della differenza. Forse sì, se riesci, perché viene più comodo. Allora, guardate, ecco, in questa prima colonna io vi faccio vedere quanti manoscritti abbiamo, o su papiro, su pergamena, degli autori classici. Allora, dell'Iliade e Odissea, che erano studiati da tutti i bambini, dai bambini latini e greci, allora abbiamo molti manoscritti che ci sono conservati. La maggior parte di questi è andata distrutta, però ci sono rimasti 600 manoscritti. È un testo molto documentato. Però vedete di Virgilio 110, di Platone, pensate, Platone, io lo spiego per un mese in filosofia, e abbiamo solo 11 manoscritti. Quindi nessuno comunque ha mai dubitato dei testi di Platone. Poi di Tacito uno o due soltanto. E questi manoscritti sono antichi? Non tanto, perché vedete di Virgilio, il manoscritto più antico, 350 anni di distanza. Platone addirittura 1300 anni, Omero 1500. Adesso facciamo il confronto con i manoscritti dei Vangeli. 5300 manoscritti greci, 8000 manoscritti latini, 2-3000 manoscritti armeni, siriaci, copti. Come antichità, 50 papiri e 30 pergamene nei primi 4 secoli. Ecco, quindi vedete una documentazione enormemente maggiore. Di Platone 11 manoscritti, di Tacito 2, dei Vangeli complessivamente 15000 manoscritti. E dopo però la cosa più importante ancora è tutti i domandi, ma questi manoscritti coincidono? Cioè riportano lo stesso testo? E dobbiamo rispondere sì, c'è proprio una corrispondenza impressionante. Pensate che questi manoscritti sono stati copiati ad Atene, a Roma, ad Alessandria d'Egitto, ad Antiochia, scusa. Ecco, niente paura. Allora, stavo dicendovi, sono stati scritti questi manoscritti ad Atene, a Roma, ad Antiochia, Alessandria d'Egitto, e riportano tutti lo stesso testo, parola per parola. Ci sono degli errori? Certo, ogni amanuense fa degli errori, un buon amanuense fa un errore ogni 20 righe. Poi quando è stanco al pomeriggio, alla sera, fa un errore anche ogni 10 righe. Però il testo sostanzialmente è lo stesso. Quindi vedete che abbiamo tutti i motivi per dire che proprio c'è una documentazione molto forte. Ecco, se vai pure avanti. Sì, questa è la diapositiva che abbiamo appena visto. Vedete, appunto, se nessuno ha mai dubitato dei manoscritti dei classici, a maggior ragione non dovrebbe dubitare dei Vangeli. Vedete?
vedete 5300 manoscritti greci, i Vangeli sono stati scritti in greco, poi sono stati tradotti in latino, 8000 manoscritti, 2-3000 perché sono, vedete, in Armenia, sono in territorio ex Unione Sovietica e allora non erano ancora stati catalogati, hanno incominciato a catalogarli adesso. Ecco, impressionante la concordanza di queste migliaia di manoscritti. Ha detto ad esempio il Cardinale Martini, dice, lo studioso rimane impressionato a vedere che questi manoscritti che sono stati scritti in epoche, copiati in epoche diverse e in luoghi diversi, sono coincidenti. Cioè sempre, vi farò vedere ad esempio il testo del Padre Nostro, è identico in tutti i manoscritti. Vuol dire che l'amanuense, mi ricordo una volta un signore mi ha detto, gli amanuensi erano tutti benedettini, allora i benedettini chissà quanti miracoli che si sono inventati, hanno aggiunto. Questo vuol dire non conoscere niente delle tecniche di copiatura. Loro avevano una fedeltà, un rispetto, si rendevano conto che quello che scrivevano avrebbe cambiato la vita di tutti, di intere generazioni. Allora non volevano toccare niente del testo e hanno appunto mantenuto con la massima fedeltà in tutti questi luoghi lontanissimi lo stesso testo. Prego, vai pure avanti. Ecco, poi puoi pure andare, sai, veloce, Fabio, così. Ecco, adesso vi faccio vedere... perché possiate rendervi conto, qui vedete l'originale autografo, è il manoscritto scritto proprio dagli evangelisti, poi hanno incominciato a copiarlo su alcuni papiri, questi vi farò vedere meglio, sono quelli più antichi, poi su altri papiri e guardando, o pergamene, ecco, dovete immaginare di avere davanti 5300 manoscritti greci, 8000 manoscritti latini e gli studiosi li hanno confrontati tutti e hanno visto che c'è una piena coincidenza. Ci sono degli errori? Ci sono degli errori perché è una cosa umana, però la sostanzialità del contenuto è la stessa. Mi ricordo una volta una studentessa mi ha detto, io alla fine della lezione ho chiesto qual è la cosa che ti ha impressionato di più e mi ha detto gli errori. Io sì, ero un po' stizzito perché insomma gli errori. No, dice perché... gli ho chiesto perché, mi sono resa conto che Dio ha saputo raggiungere il suo obiettivo di farci conoscere il Vangelo anche attraverso gli errori degli uomini, anche attraverso gli sbagli della copiatura, questi non hanno compromesso niente. Prego, puoi andare avanti. E adesso, ecco, vi faccio vedere i papiri più antichi. Secondo me sarebbe giusto, ecco, che il popolo cristiano potesse un po' prendere dimestichezza, insomma, conoscere. Questo è il papiro Bodmer, risale al 150 d.C., contiene quasi tutto il Vangelo di Giovanni, 106 fogli. E qui, vedete, sono delle, è scritto in lettere maiuscole e... è proprio lo stesso testo, guardate, Kai e Zoe en tophos ton anthropon, e la vita era la luce degli uomini, proprio le stesse parole che ci sono nel Vangelo. Prego. Ecco, sì, qua visto più da vicino. Adesso andiamo un po' più indietro. Il papiro Bodmer 75, questo è stato regalato personalmente a Benedetto XVI, ho voluto toccarlo con mano, risale, vedete, alla fine del secondo secolo, qua c'è il principio del Vangelo di Giovanni, en arche en o logos, in principio era il verbo. Qua c'è il testo più antico del Padre Nostro, più antico che noi abbiamo. Prego. Questo è stato trovato, papiro Rylands, presso un soldato in Egitto, aveva un formato tascabile del Vangelo, questo ha le dimensioni di un bancomat, e lui in Egitto, intorno al 120-125,
aveva già il Vangelo di Giovanni, che era stato scritto 30 anni prima. Vedete che lo scritto è diverso, qua ad esempio c'è scritto Udena. È dal come viene scritto il testo si capisce l'antichità del testo. Prego. Questo è il papiro 7Q5, di gran lunga il più importante, perché addirittura risale, vedete, al 67 d.C. Questa è la dimensione di un francobollo, dal punto più alto al punto più basso sono 3,7 centimetri, ci sono solo, vedete, una ventina di lettere, per 30 anni nessuno è riuscito a decifrarlo. Poi il computer ci ha dato una mano, perché in alcuni programmi in California sono riusciti a mettere nel computer tutta la letteratura greca. Allora poi chiedono dove in tutta la letteratura greca ricorrono le lettere, vedete, segnate in rosso, che sono quelle del papiro, vedete, del frammento che ci è rimasto, dove ricorrono in questa disposizione, sono 5 righe in questa posizione appunto, e risulta che l'unica compatibile è proprio un brano del Vangelo di Marco. Prego. Quindi vedete, un testo molto antico. Guardate che alcuni studiosi non accettano questo papiro, perché dicono, insomma, è troppo poco. Io difatti sono perplesso sempre, chiedo sempre agli studenti se è giusto che io presenti questo papiro. Loro mi rispondono sempre di sì, perché anche la persona giovane conosce meglio le tecniche dell'informatica e allora dà maggiore credibilità a questo. Ecco, allora qua abbiamo chiuso il primo pilastro. Possiamo ricordare, mi piacerebbe che voi questa sera ricordaste che il testo dei Vangeli è quello più documentato della storia e che abbiamo più di 15.000 manoscritti e tutti concordanti, e quindi possiamo essere sicuri, ragionevolmente sicuri, che proprio il testo che noi leggiamo adesso è quello scritto nel primo secolo. Secondo grande pilastro, la lingua è proprio la lingua usata da Gesù Cristo, l'aramaico. Gesù parlava aramaico, i Vangeli sono stati scritti in greco perché l'aramaico non lo capiva nessuno, lo capivano solo in Galilea. Allora Gesù Cristo ha detto: andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo. In tutto il mondo parlavano, nel mondo di allora, parlavano greco. Allora hanno dovuto tradurre dall'aramaico in greco. Però loro pensavano in aramaico e dopo hanno fatto la retroversione, hanno tradotto in greco. Ma il testo che noi abbiamo riflette chiaramente un modo di pensare aramaico. Vedete, ci sono addirittura 26 parole aramaiche, non le hanno neanche tradotte in greco. Hanno voluto lasciare in aramaico perché noi potessimo sentire proprio il suono originale pronunciato da Gesù Cristo. Abba, lui chiamava Dio Abba, papà, è la prima parola, dice il Talmud, la prima parola che impara il bambino, le prime parole che impara il bambino sono Abba e Imma, papà e mamma. E lui chiamava Dio, non abbiamo nessun esempio in tutta la letteratura rabbinica di una preghiera in cui Dio sia stato chiamato Abba. È proprio un unicum che solo Gesù Cristo ha usato. E quindi è proprio, siamo sicuri che è una novità che ha introdotto lui, perché nessuno si prendeva la confidenza, l'audacia, di chiamare Dio papà. E allora ce l'ha lasciato nel Vangelo di Marco, cioè quando è nell'orto degli ulivi, lui dice Abba. Amen. Per 50 volte ripete: in verità vi dico. Quell'in verità nel testo originale non è il greco, è analezeia, ma è ebraico o aramaico. Amen. Vuol dire, noi in genere diciamo amen per confermare qualcosa. Quando il sacerdote ci dà l'Eucarestia, noi diciamo, lui ci dice il corpo di Cristo, noi diciamo amen. Vuol dire
ci credo, è così. E invece Gesù Cristo lo usa all'inizio del discorso, dice: in verità vi dico, anche questo è un unicum in tutta la letteratura mondiale, non abbiamo esempi del genere. Perché anche Aristotele, Platone, loro dicevano, alcuni sostengono, io credo che. Invece lui per 50 volte ripete in verità, vuol dire che era rimasto talmente impresso negli apostoli questo stile nuovo che hanno voluto lasciare il testo originale aramaico. Talita cum alla ragazza dice alzati, Eloi Eloi lama sabachthani. Poi ci sono i parallelismi antitetici, ve li spiego nella diapositiva dopo, passivi teologici, cercava di non nominare il nome di Dio invano. Allora lui dice ad esempio, bussate e vi sarà aperto, non dice e Dio vi aprirà, dice vi sarà aperto. Cercate di raggiungere, ecco, beati gli affamati, perché gli affamati di giustizia, perché saranno saziati. Non dice perché Dio li sazierà, dice saranno saziati, perché appunto vuole rispettare al massimo il nome di Dio. Ripetizioni e assonanze, ve le ho già dette, è vero, per facilitare la memoria. Le parabole, anche quelle sono dei fatti unici, dei racconti unici, una quarantina di parabole, protagonisti gente comune e con degli insegnamenti profondissimi. Guarda che una parabola raccontata bene te la ricordi per tutta la vita, era proprio la tecnica che lui usava, più che delle leggi, delle regole, lui usava proprio dei racconti concreti. Ecco, i parallelismi antitetici, ne abbiamo addirittura 100 esempi. Allora, il parallelismo è proprio una tecnica tipica dell'aramaico. Allora, di per sé, basterebbe la colonna, vedete qui, di destra. È qua che c'è il messaggio. Però, perché tu te lo ricordi meglio, lui dice nella prima metà il messaggio, diciamo, in negativo. E dopo dà il messaggio positivo, di modo che per due volte tu ti senti ripetere lo stesso messaggio e così ti rimane meglio impresso, è per facilitare la memoria. Lui avrebbe potuto dire, sono venuto per servire. I malati hanno bisogno del medico, Dio è il Dio dei viventi, le mie parole non passeranno. Io vi dico, amate i vostri nemici, questo è il messaggio. Però perché rimanga più impresso, lui anticipa il negativo. Non sono venuto per essere servito, ma per servire. Ti rimane più impresso perché c'è un raddoppio della frase. Non i sani hanno bisogno del medico, ma i malati. Non è il Dio dei morti, ma dei viventi. I cieli e la terra passeranno, espressione proprio universale, ma le mie parole non passeranno. Vi è stato detto, odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici. È una tecnica proprio che facilita la memoria. Gli ebrei la usavano anche nell'Antico Testamento. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Questo è un parallelismo antitetico. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla, è proprio il contrario. Cioè, ripeto la stessa cosa in forma negativa. Però Gesù Cristo capovolge l'ordine, cioè mette il messaggio nella seconda frase, mentre nell'Antico Testamento c'era il Signore mio pastore, questo è il messaggio centrale, non manco di nulla, è l'antitesi. Invece lui vuole che ti rimanga nella mente e nella memoria la cosa più importante e allora la mette come seconda frase, sono venuto per servire. I malati hanno bisogno del medico, eccetera.
Ecco, questo c'è il criterio dell'imbarazzo. Ecco, comunque, questo è il secondo punto, che il secondo pilastro che mi piacerebbe che voi portaste a casa, e cioè è un testo pensato in aramaico e è un testo quindi antichissimo, scritto proprio dai testimoni oculari. Ecco, poi alcuni storici adesso di recente parlano del criterio di imbarazzo, cioè hanno voluto gli evangelisti raccontare anche dei fatti che erano imbarazzanti, potevano tacerli. Come mai che li hanno messi? Evidentemente perché erano veri. E allora loro hanno detto, ad esempio, che Maria era vergine, hanno detto che Gesù ha sudato sangue nel Getsemani, hanno detto che Pietro ha rinnegato Gesù Cristo. Addirittura hanno detto che i primi testimoni della resurrezione erano delle donne, quando nell'ambiente ebraico la testimonianza delle donne non era accettata. Ma loro, proprio per fedeltà, anche un popolo intero era testimone degli eventi, li avrebbero presi in giro se avessero raccontato il falso. Ecco, adesso il terzo pilastro riguarda la concatenazione degli eventi. Concatenazione degli eventi è addirittura forse il criterio più importante, e si fonda su questo. Naturalmente noi non possiamo riuscire in un'oretta a dimostrare la storicità di tutti i miracoli, è impossibile, però possiamo dare una prova storica del miracolo fondamentale, che è quello della resurrezione di Gesù Cristo. San Paolo dice: tutta la nostra fede è fondata sulla resurrezione. Se Gesù Cristo non è risorto da morte, noi siamo i più infelici fra gli uomini e la nostra fede è nulla. Quindi adesso dobbiamo cercare di fondare la roccia della nostra fede. Possiamo dare delle prove storiche della resurrezione? Allora, numerosi storici sono, guardate, il von Thyssen, che è della scuola tedesca, la Turel, scuola francese, o Collins, scuola americana, Lambiasi, è il vescovo di Rimini, italiano. Loro hanno elaborato il concetto della concatenazione degli eventi. Allora, tu devi pensare che nella storia tutti i fatti sono concatenati, sono come gli anelli di una catena. Se tu incominci a togliere un anello, a toglierne un altro, rischi di non riuscire a capire l'insieme, perché hai degli effetti senza cause. Allora, in tutti e quattro i Vangeli, e anche nelle lettere di San Paolo, in tutti i 27 libri del Nuovo Testamento, abbiamo questa sequenza. Predicazione, Gesù predica. Miracoli, fa tanti miracoli. Si scontra con i farisei, viene processato e crocifisso. Sulla crocifissione sono d'accordo tutti gli storici. Addirittura anche gli ebrei, Flusser, David Flusser, docente all'Università di Gerusalemme, ha scritto un libro su Gesù Cristo, uno dei massimi storici ebrei, e fa finire con la crocifissione. Ne parla Giuseppe Flavio, ne parla Tacito, ne parla Svetonio, è uno dei documenti più sicuri della storia. Adesso provate per qualche minuto a cancellare la risurrezione. Non succede la risurrezione. Quello che succede dopo è qualcosa di impressionante, perché i discepoli vanno in tutto il mondo, muoiono martiri, predicano che Gesù è il figlio di Dio. Notate, il crocefisso, predicano che il crocefisso è figlio di Dio, e addirittura danno la vita, si fanno sbranare dai leoni per dire che è veramente risorto da morte. Adesso cerco di farvi capire come c'è stato un capovolgimento impressionante, che lo storico non è in grado di spiegare senza le apparizioni del risorto. Ecco, prego. C'è stato un grande capovolgimento. Dal Venerdì Santo
alla Pasqua, al Pasqua e Pentecoste. Allora, il Venerdì Santo, venerdì sera, la comunità degli apostoli era veramente sconcertata, era depressa, pensava che fosse tutto falso, che fosse tutto, erano smarriti proprio, perché loro avevano visto, pensavano che Gesù Cristo fosse il figlio di Davide, quello che avrebbe restaurato il regno di Israele, e invece scoprono che è crocifisso. Nel Deuteronomio c'è scritto che maledetto colui che pende dall'albero, cioè vuol dire è un maledetto da Dio. E sapete che Gesù Cristo era morto gridando: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi un abbandonato da Dio. Muore abbandonato, Pietro addirittura l'ha rinnegato, i discepoli si chiudono nel cenacolo, hanno paura di finire come il maestro, non capiscono niente delle profezie, perché profezie dicevano che saranno i potenti della terra, saranno stritolati come dei vasi di creta, e con uno scettro di ferro. E invece lui era crocifisso, un fallito. È un fallito e uno sconfitto. Non hanno nessun potere politico, militare, economico. Allora, vedete, ho cercato con la freccia verso il basso di indicare che erano proprio degli sconfitti, persone depresse, e erano come, per usare un'espressione biblica, come dei pulcini, pulcini intirizziti. Dopo due giorni, la mattina di Pasqua, guardate cosa succede. Allora, erano monoteisti da una vita e loro dicono che addirittura Gesù è il figlio di Dio, cioè che c'è Dio Padre e Dio Figlio e poi anche Spirito Santo. Poi riescono a comprendere le scritture, capiscono che doveva patire, doveva soffrire per poi entrare nella gloria. Non hanno potere politico militare, eppure sfidano l'impero, ma non lo sfidano con le armi. Loro sono stati perseguitati, sono stati uccisi a centinaia, Tacito parla di una ingens multitudo, una moltitudine immensa. Muoiono martiri per testimoniare quanto hanno annunciato. Allora, uno storico deve capire come è stato possibile che da uno smarrimento così spaventoso, erano dei pulcini intirizziti, siano arrivati ad essere come su ali d'aquila, un'altra immagine biblica, come su ali d'aquila vanno in tutto il mondo, dicono che il crocifisso è figlio di Dio, dicono che si sono realizzate tutte le profezie. Allora, uno storico riesce a spiegare questo capovolgimento solo ammettendo quello che tutti i testi dicono, e cioè che è apparso il risorto. Se tu togli le apparizioni del risorto, non capisci niente della storia. Addirittura, non capisci niente della più importante rivoluzione della storia, perché il cristianesimo ha portato la più importante rivoluzione della storia. Se qualcuno interessasse, addirittura, mi sono reso conto nella spiegazione con gli studenti che questo era l'argomento più forte a favore dell'origine divina del cristianesimo. Ha cambiato il modo di amare, perché prima amavano in un modo possessivo, egocentrico, mettevano al centro se stessi e nella cerchia ristretta degli amici. Invece Gesù Cristo ha insegnato un amore che serve, che si dona, che è disposto anche ad amare i nemici. Era un amore sconvolgente. Ecco, e oltre a questo amore sconvolgente c'è proprio questa rivelazione straordinaria dell'apparizione del risorto. Abbiamo 20 racconti dell'apparizione del risorto, abbiamo per 100 volte ricorre la parola resurrezione, anastasis oppure egeiro, ecco. Quindi vuol dire che è proprio la parola chiave dei Vangeli. Questo quindi il terzo pilastro che mi propongo di farvi conoscere questa sera. Ecco, poi guarda in fretta, di modo che, perché il tempo oramai, vero, è scaduto, quindi... Allora, guardate, questo è il primo annuncio scritto, completo, della resurrezione. Allora, è stato scritto nel 56 d.C.,
Però San Paolo dice di averlo appreso 15 anni prima, quindi risale intorno al 35-40 d.C. Provate a sentire come suona. Vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto, questi sono i verbi dei rabbini, che Cristo morì per i nostri peccati, e che fu sepolto, e che è stato risuscitato, e che apparve a Cefa. Questa è la tecnica rabbinica, struttura paratattica, cioè non c'è l'ipotassi subordinate, sono frasi recitative questo. Quattro proposizioni coordinate, come quando si racconta a un bambino, in modo che rimangano impresse le parole fondamentali. Il soggetto è sempre Cristo. Ci sono due verbi di sepoltura, morì e fu sepolto, due verbi di resurrezione, è risuscitato e apparve. È parallelismo antitetico che abbiamo visto prima. Dopo, dunque, questi sono i segnali che usavano i rabbini perché si imprimesse nella memoria che e che e che e che, quattro volte. È proprio una tecnica di aiuto della memoria. Dopo le ripetono dopo, dopodiché, dopo. E questo è l'elenco dei testimoni. Che sono stati, la scrittura dice, un fatto è autentico quando ci sono almeno due o tre testimoni. E allora San Paolo precisa, apparve a Cefa, aramaico, è il nome aramaico di Pietro, poi ai dodici, lui non usa mai la parola dodici, solo in questo termine, lui dice gli apostoli. Apparve a più di 500 fratelli una sola volta, la maggior parte di essi vive ancora. Dopodiché apparve a Giacomo, a tutti gli apostoli, Giacomo era pilastro di della chiesa di Gerusalemme, Cefa anche lui della chiesa di Gerusalemme, quindi questo testo è stato pensato a Gerusalemme. Adesso vi faccio vedere, Anastasis e Geiren ricorrono 100 volte, sono parole chiave. Adesso vi faccio vedere un po' a colori la stessa immagine. Ecco, guardate, in blu sono i parallelismi antitetici, in verde gli aramaismi, elenco recitativo che fosse da imparare a memoria, parole pre-pauline che San Paolo non usa mai. Ad esempio, scrive, ecco, nel giorno, nel terzo. Questa è una costruzione solo aramaica, poco usata in greco. Secondo le scritture, San Paolo non usa mai questa dizione. Lui dice, come dice la Bibbia, oppure come dice Isaia. Quindi vuol dire che lui ha ricevuto da altri questo testo. Ecco, ecco dopo eventualmente, insomma, mi fate delle domande... Ecco, prego Fabio. Ecco, non ci sono solo le fonti cristiane, anche autori pagani hanno parlato. Ecco, Giuseppe Flavio in particolare è uno storico ebreo, non cristiano, e scrive intorno al 90, lui conosceva Gesù Cristo. Dice così, in quel tempo apparve Gesù, un uomo saggio. I Vangeli non dicono mai uomo saggio, lo definiscono il figlio di Dio oppure figlio dell'uomo, seppure si può chiamarlo uomo, operatore di fatti sorprendenti, maestro di persone che accolgono la verità con piacere, si guadagnò un seguito, egli era il Messia, Christos. E quando Pilato, per un'accusa portata dai nostri capi, lo condannò alla croce, quelli che lo avevano amato precedentemente non smisero di farlo. Infatti apparve loro il terzo giorno, nuovamente vivo, proprio come i divini profeti avevano detto. E fino ad oggi la tribù dei cristiani, che da lui prende il nome, non è scomparsa. Alcuni storici hanno detto, guardate questo devo dirvelo, hanno contestato questo brano perché dicono è il testimonium flavianum, però dicono è uno che scrive queste cose deve essere un cristiano, parla addirittura della resurrezione, ecco, e allora hanno detto che è una interpolazione, perché questo, il manoscritto più antico di questo testo è del 1400, allora dicono Giuseppe Flavio scrive nel 90, dal 90 al 1400 possono esserci state delle interpolazioni, abbiamo solo due o tre manoscritti,
Però guardate che c'è fino ad oggi la tribù dei cristiani. Tribù è filo e nessun cristiano ha mai definito se stesso tribù. Quindi è proprio un testo che invece è un termine che usa proprio Giuseppe Flavio. E poi ci sono altri termini, il computer ci ha aiutato molto. Tutte le parole qua che ricorrono sono proprie del lessico di Giuseppe Flavio. Quindi è probabile che almeno il nucleo, adesso forse alcune frasi, quando dice che costui era il Messia, può darsi che sia un'interpolazione. Però anche gli ebrei riconoscono la storicità di Cristo. Poi ecco, ci sono i Vangeli apocrifi, e qua non faccio a tempo, è vero, qua chiudiamo adesso. Ecco, sì, esatto. Potete preparare domande. Comunque vi dico in due parole che i Vangeli apocrifi sono più tardi, sono del terzo, quarto secolo e non hanno il sottofondo aramaico. E la maggior parte di questi confermano i racconti dei Vangeli. Gesù Cristo ha fatto dei miracoli, che è morto in croce e che è risorto. Bene, vi ringrazio molto per l'attenzione. Poi, in questo fascicoletto, I Vangeli sono veri, è un fascicoletto che riassume quello che ho detto, anzi magari è ancora più dettagliato, ed è quello che io distribuisco nelle classi, nelle terze superiori, quando parliamo in filosofia del cristianesimo, e allora appunto perché ci sia una documentazione storica. E poi, se a qualcuno interessasse un ulteriore approfondimento, ci sono là un paio di miei libretti. Uno è proprio dedicato a dunque il codice svelato, si riferisce al codice da Vinci, perché per 2 o 3 anni i ragazzi hanno continuato a chiedermi: ma è vero che Maddalena era la moglie di Gesù? È vero che i Vangeli apocrifi sono stati insabbiati dalla Chiesa? Allora io prima rispondevo oralmente, dopo a un certo punto mi sono deciso anche a mettere in un libretto, appunto, a scrivere documentazioni storiche, e ecco, se qualcuno di voi interessasse. E anche un altro libretto è su Eros greco e amore cristiano, e fa il confronto, la differenza tra l'amore dei greci e l'agape. I cristiani usano la parola agape, che indica l'amore cristiano. Adesso rispondo appunto alle domande. Perché si pensa che la Chiesa abbia nascosto gli apocrifi? Confronto il Vangelo di Tommaso. Ecco. Allora, apocrifo vuol dire proprio nascosto. E mentre dei manoscritti dei Vangeli abbiamo visto 15.000 manoscritti, invece degli apocrifi abbiamo solo 1, 2, 3 manoscritti. Tante volte sono manoscritti difettosi, cioè abbiamo solo una parte di questi manoscritti. Bisogna dire che questo è dovuto al fatto che i Vangeli apocrifi sono circa una 60 e abbiamo appunto pochi manoscritti, non hanno quei criteri di storicità che abbiamo visto invece nei Vangeli sinottici, nei Vangeli canonici, vengono chiamati canone, vuol dire regolari. In questa diapositiva vedete il confronto tra i 4 Vangeli canonici e invece i Vangeli apocrifi. Allora, i 4 Vangeli canonici hanno 15.000 manoscritti, invece i Vangeli apocrifi solo qualche manoscritto. I Vangeli canonici sono molto antichi, 30-60 anni dall'origine apostolica. Invece, ecco, i Vangeli apocrifi, questo è un criterio molto importante, risalgono al 300 o al 400 dopo Cristo, cioè sono tardi, sono tardivi. I Vangeli di Nag Hammadi, di cui parla ad esempio Dan Brown nel Codice da Vinci, risalgono al 380 dopo Cristo. Allora capite che c'è una grande distanza.
ma soprattutto il criterio più importante è il criterio linguistico. Cioè, mentre i Vangeli canonici hanno un sottofondo semitico, sono stati pensati in ebraico, in aramaico, abbiamo visto Abba, Amen, i parallelismi antitetici, invece nei Vangeli apocrifi non si trova niente di tutto questo. Hanno un linguaggio della filosofia greca, neoplatonica, gnostica, che parla dualista, cioè vede la materia come peccato, come male, e solo lo spirito come qualcosa di positivo. Parlano di sizige, eoni, camera nuziale. Sono tutti concetti che sono propri della filosofia platonica e della filosofia gnostica, diffusa in Egitto nel secondo, terzo secolo, pensata in greco. Allora, per dare prestigio a quello che scrivevano, come titolo mettevano Vangelo di Tommaso, Vangelo di Filippo, Vangelo di Pietro, ma erano dei falsari, perché dopo mettevano dentro la filosofia gnostica. Pensate che nel Vangelo di Tommaso, qua che è citato nella domanda, ci sono una serie di proposizioni. L'ultima proposizione dice, è un Vangelo dualista, cioè dice che la materia è fonte di peccato e invece dentro di noi c'è una scintilla divina che invece è la fonte della grazia. Allora, questi gnostici svalutavano la maternità, perché dicevano la maternità consiste nel generare il corpo materiale e il corpo materiale per loro era fonte di peccato. Allora, l'ultima frase del Vangelo di Tommaso dice: la donna che vorrà entrare in paradiso dovrà diventare uomo. Capite che evidentemente non è di certo un messaggio biblico. Nessun ebreo avrebbe scritto una cosa del genere, perché sa che è stato Dio a creare l'uomo e la donna. Ecco perché i Vangeli apocrifi e molti altri dettagli dimostrano proprio che manca questo sottofondo linguistico. Ecco. E poi vedete, mentre i Vangeli canonici hanno la concatenazione degli eventi, che ho spiegato prima, invece nei Vangeli apocrifi non si preoccupano di raccontare i fatti, perché sono stati scritti nel 200, nel 300, allora si sapevano già i fatti. E allora approfondiscono altri aspetti, ma non hanno, soprattutto approfondiscono i Vangeli dell'infanzia, l'infanzia di Gesù. E dicono magari che, ecco, che Gesù giocava, faceva degli uccelli con la terracotta e poi lui insieme ai suoi amichetti e poi batte le mani e il suo uccello spicca il volo. Ecco, sono degli episodi quindi mirabolanti, appariscenti, ecco, che impressionavano la gente, ma non hanno il fondamento storico perché sono appunto di 200 anni dopo, 300 anni dopo. Dopo, perché un fatto sia storico, deve esserci una molteplice attestazione, cioè devono esserci più fonti. Abbiamo visto qua nella Resurrezione 27 libri, mentre i Vangeli apocrifi hanno solo una o due fonti. Poi vogliono impressionare di più, ad esempio nel Vangelo di Pietro si vuole raccontare la resurrezione. Nessuno dei Vangeli ci racconta il momento in cui Gesù Cristo ha lasciato il sepolcro. Quello rimane misterioso. Ci parlano delle apparizioni del risorto, ma il momento in cui, diciamo, ha tolto la pietra, no, e è uscito, quello rimane misterioso. E invece il Vangelo apocrifo di Pietro, scritto nel terzo secolo, dice c'era un uomo, aveva la testa fino al cielo, circondato con altri due messaggeri vestiti di bianco, anche loro avevano la testa fino al cielo. Vedete, sono dei racconti proprio meravigliosi, vogliono colpire la fantasia della gente. Ecco. Comunque,
non è che gli apocrifi siano da buttare via, cioè ci danno delle notizie che confermano quello che c'è scritto nei Vangeli, cioè ha fatto dei miracoli, è risorto, è stato crocifisso. Ecco. Dopo vedremo la questione invece di Maddalena. Hanno avuto un uso solo locale, circoscritto e tardivo, e sono privi di sequenza narrativa. Ecco, quindi vedete che non è che sia la Chiesa che li ha nascosti, è che non avevano fondamenti storici, riflettevano la filosofia gnostica e quindi mancavano proprio dei, ad esempio il Vangelo apocrifo di Giuda, è che dice: io lo so chi tu sei, tu vieni dal regno di Barbelo. Barbelo era una divinità, la divinità, la dea madre, nota in Egitto, ma nessun ebreo avrebbe detto una cosa del genere, perché sarebbe stata una bestemmia. E quindi vedete che manca il fondamento storico. Comunque, ecco, i Vangeli apocrifi sono lo stesso utili per capire la filosofia gnostica del secondo secolo. E poi riportano alcune notizie che possono avere un loro fondamento storico. Ad esempio, sono i Vangeli apocrifi che ci dicono che i genitori di Maria erano Gioacchino e Anna. Questo non è riferito dai Vangeli canonici, è riferito dai Vangeli apocrifi. Può darsi che sia, ecco, la Chiesa ha accettato questo come una tradizione appunto attendibile. Danno i nomi anche dei tre re magi nei Vangeli canonici, non è scritto quanti sono, non è scritto il loro nome, mentre nella tradizione degli apocrifi, ecco, quindi bisogna vedere caso per caso, adesso esamineremo meglio, comunque questa, vedete, questo è il confronto e questo è il motivo per cui non hanno un fondamento storico come i Vangeli canonici. Maria Maddalena, sposa di Gesù, come, dove e quando nasce il mito prima di Dan Brown? Ecco, Dan Brown, sapete, ha fatto i soldi a palate vendendo 60 milioni di copie del Codice da Vinci, dicendo che la Chiesa ha insabbiato i Vangeli. Il Vaticano li ha insabbiati, dice che Gesù Cristo è stato proclamato figlio di Dio solo nel Concilio di Nicea 325. La vera storia di Gesù è raccontata nei quattro Vangeli apocrifi di Nag Hammadi, è un villaggio dell'Egitto. Solo che, sapete, non conosceva l'ebraico, non conosceva il greco, dice che è vero che in un di questi Vangeli apocrifi, nel Vangelo di Tommaso, si parla di Maddalena, che era una amica di Gesù, una compagna di Gesù, ma è il linguaggio che usavano gli gnostici, in cui fra di loro si chiamavano discepoli, si chiamavano amici. Lui invece dice: no, guardate che il testo dice sposa, era sposa di Gesù, però è un cambiamento del termine, ha tradotto come voleva lui. E poi questo Vangelo è del IV secolo, quindi 400 anni di distanza, e tutta la struttura linguistica è quella che vi ho detto prima, cioè propria di una filosofia neoplatonica. Guardate che i falsari ci sono sempre stati nella storia, ci sono sempre stati, e allora occorre un'analisi proprio linguistica per capire, per discernere l'attendibilità di un testo. Perché non è stata divulgata la notizia di tutti questi manoscritti a sostegno dei Vangeli? Ecco, questo purtroppo è una lacuna della, secondo me, della catechesi cristiana, perché dovrebbe essere più conosciuta, e forse anche da parte magari dei catechisti c'è stata la si dava per scontato, ecco, noi diamo per scontato che i ragazzi credano
che tutto quello che c'è nei Vangeli è vero, però al giorno questo poteva andare bene magari nel secolo scorso o al tempo di San Francesco. Lì credevano come oro colato tutto quello che c'era, quello che dicevano i preti in chiesa, e quindi non c'era bisogno di conoscere tutti questi documenti, ecco. Al giorno d'oggi le cose sono cambiate, c'è questo illuminismo, c'è questa mentalità scientifica, e allora penso che sarà giusto che in futuro ci sia una maggiore conoscenza di questi manoscritti, di questi documenti. Mi dicono spesso anche i ragazzi che insomma, che per loro è importante conoscere queste cose, e che anche quando fanno le discussioni con i loro coetanei non c'è nessuno che sappia queste cose, e allora fanno delle obiezioni, ma sono delle obiezioni ignoranti, dicono è tutta una storiella, sono tutte delle favole. Però come fai tu a dire che sono delle favole e se non hai documentazione storica? Abbiamo invitato il mese scorso la mamma di una nostra allieva di una scuola di Verona, russa, è stata educata a Mosca, dall'asilo all'università è stata educata nelle scuole sovietiche quando c'era, all'epoca di Brezhnev, quando c'era l'ateismo. Ha detto: io in 15 anni di scuola non ho mai sentito parlare di Dio. Ateismo proprio, non sapevo neanche della religione. Conoscevo nella mia famiglia, ecco, nella mia famiglia i miei genitori mi parlavano di Gesù Cristo, però a scuola mai sentito parlare di Dio. Allora io le ho chiesto: ma scusi, perché facevo un'intervista davanti agli studenti, allora io gli ho chiesto: ma scusi, ha studiato letteratura russa, Dostoevskij, metà delle pagine di Dostoevskij sono tratte dal Vangelo, Tolstoi, Pasternak, come fa a dire che non ha mai sentito parlare di Dio? E dice: venivano censurati tutte le pagine dove si parlava di Dio, del Vangelo, come neanche esistessero. E allora, sai, e dopo mi ha detto: sa dove incominciava la storia? 1800. Dal 1800, ecco, il problema della rivoluzione industriale, il marxismo, e dopo il 900 anche la storia impostata da loro. Allora vedi che se tu imposti l'educazione così, se tu imposti la cultura così, è chiaro che dici il Vangelo è stato inventato. Nel 1950 hanno pubblicato in Russia un testo in cui si diceva che il Vangelo di San Giovanni è stato scritto nel 600 d.C. Vedete come si può contraffare la realtà, ecco, e fa parte. Allora tu puoi falsificare la realtà, oppure, che è più facile, ignorare la realtà, non ne parli. Io ho visto, oramai ho fatto più di 100 conferenze in varie parti, in genere le persone non avevano mai sentito parlare dei manoscritti, di come fossero diffusi in tutta Europa, del sottofondo aramaico. E purtroppo dopo si può capire che le persone diventino atee, oppure nichiliste, non credono in niente, oppure dicono i Vangeli sono stati inventati dai frati, proprio perché manca proprio questa cultura, e quindi è importante, secondo me, che ci sia la conoscenza. Dov'è menzionata la verginità della Madonna nei Vangeli? È nei racconti dell'infanzia, ci sono proprio anche nei Vangeli canonici i racconti dell'infanzia, vengono riportati da San Matteo e da San Luca, sono dei testi ricchissimi di sottofondo aramaico, e si dice, Maria dice all'angelo, come avverrà che io concepirò? Non conosco uomo. E allora l'angelo gli dice,
la potenza dello Spirito Santo scenderà su di te. Questa è una notizia molto imbarazzante, perché potevano anche non riferirla, e invece hanno voluto riferirla anche se potevano essere presi in giro. Vuol dire che per loro è il criterio dell'imbarazzo questo. Hanno raccontato anche cose imbarazzanti. Poi pensate, se non era imbarazzante dire che Gesù Cristo dopo 3 giorni è risorto. Guarda che è veramente un fatto difficile, pensare a un fatto più imbarazzante. Andare a predicarlo in tutto il mondo e morire martiri per aver detto questo. Guarda che veramente resti sconcertata, cioè devi dire, vuol dire che loro erano veramente convinti, perché sai, rischiare la vita, cioè perdere la vita, perché sono morti in tantissimi, perdere la vita per qualcosa che ti sei inventato tu, è veramente qualcosa di assurdo. Ecco. Perché gli evangelisti hanno aspettato a scrivere i Vangeli, per esempio Giovanni, verso il 100 dopo Cristo? Questa è una domanda molto importante. Dobbiamo pensare che le civiltà antiche erano civiltà orali, prevalentemente orali. Cioè loro parlavano, Socrate non ha scritto niente, lui parlava, faceva domande. Anche Gesù Cristo non ha scritto niente, la cultura era orale. Anche facevano fatica a trovare, sapete, i papiri, le pergamene, non erano così facili. Loro imparavano a memoria, e difatti avete visto che i vari testi sono proprio, risentono di questa tecnica, perché io vi ho spiegato il parallelismo antitetico, però guardate che c'è anche il parallelismo sintetico, dove ripete la stessa cosa con parole simili. Non date le cose sante ai le perle ai porci, non date le cose sante ai cani. Vedi che ripete con due frasi simili lo stesso concetto. Bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete. Vedi che ripete. E poi addirittura nel Padre Nostro abbiamo un parallelismo sinonimico a ritmo ternario. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Sono 3 domande e dicono la stessa cosa. Cioè noi chiediamo che Dio entri nella nostra vita, però perché ti si imprima bene nella mente, lui lo ripete in 3 modi molto simili. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, è la stessa cosa. Difatti noi recitiamo la versione di Matteo, però la versione di Luca non mette sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, perché lui sa che la legge del parallelismo sinonimico, che tu lo ripeta 2 volte o che tu lo ripeta 3, è sempre, ha sempre lo stesso significato. E poi c'è un altro parallelismo antitetico: non ci induri in tentazione ma liberaci dal male. È lo stesso, è il parallelismo antitetico. Ecco. Allora loro pensavano a predicare, e i primi 20-30 anni hanno continuato a predicare, però con le tecniche dei rabbini, seguendo queste leggi fisse. Non è che uno potesse predicare a casaccio, come gli veniva in mente. C'erano proprio delle regole da rispettare, sono le regole della trasmissione orale. Hanno fatto degli studi, anche soprattutto gli storici inglesi, nei villaggi proprio del Medio Oriente, raccontano gli anziani, raccontano le storie ai loro figli e usano proprio le stesse parole che hanno imparato, perché le hanno sentite raccontare per centinaia di volte, e allora usano proprio le stesse parole che vengono trasmesse di generazione in generazione. Con tutta probabilità anche l'insegnamento degli apostoli è stato trasmesso proprio sotto la guida degli apostoli. Ecco perché ci sono delle parole, che sono delle frasi che sono molto simili. Citava nella domanda San Giovanni. Allora, prima hanno scritto i sinottici, in un periodo che va dal 50 al 60-70, ecco, in questo periodo qua.
e sono molto fedeli, molto simili fra di loro e riportano tutti i fatti fondamentali. Però sono scritti che non hanno una grande elaborazione teologica, perché raccontano proprio i fatti. San Giovanni ha scritto dopo invece 60 anni, quello sì, diceva appunto l'introduzione, la presentatrice, quello sì è stato scritto dopo 60 anni, ma ha aggiunto quello che non era stato detto dai sinottici, ha dato un'impostazione più teologica. È stata data una spiegazione scientifica al fatto che amanuensi di diverse origini abbiano riportato le stesse cose. Ecco, c'è di mezzo la fedeltà al testo copiato. Cioè, gli amanuensi si sentivano proprio servitori. Loro non erano dei romanzieri, non erano degli inventori, dei poeti, degli scrittori. Loro erano dei copisti. E loro si sentivano, capivano anche l'importanza di quello che stavano facendo. Stavano trasmettendo alle generazioni successive delle verità che avrebbero cambiato la vita e che avrebbero cambiato la storia. Allora erano proprio fedelissimi e ritenevano che fosse proprio la loro missione, il senso della loro vita. Noi tutti abbiamo come domanda prima la domanda di senso, domanda di significato. Loro pensavano: il senso della mia vita è proprio trasmettere quello che appunto ho ricevuto, e quindi avevano la massima fedeltà. Un amanuense ha scritto: io ho passato la vita usando tre muscoli, i muscoli delle tre dita della mano, però guarda che per copiare quello che tu adesso leggerai tutto il mio corpo ha lavorato per anni. Ecco, e quindi dice alla fine, fanno delle frasette in cui dicono: prega, abbi un sentimento di gratitudine per me, che io tante volte, sapete, dovevo copiare, avevano poca luce, poi al freddo d'inverno, quindi è stato veramente un lavoro titanico. Da quale fonte sappiamo che i Vangeli sono stati scritti dai quattro apostoli e non da altre persone? Ecco, anche questa è una domanda molto importante, perché spesso vengono fatte le obiezioni e si dice, poi anche in certe scuole di teologia si dice: guardate che non è che il Vangelo di Marco è stato scritto da Marco, è una comunità, la comunità apostolica, comunità ellenistica, dice Bultmann, che ha elaborato i Vangeli. Ecco, dobbiamo dire che Non dobbiamo, diciamo, fossilizzarci sul fatto che proprio deve essere stato Marco in persona, deve essere stato Matteo in persona. L'importante è che ci sia questo sottofondo aramaico, ci sia questo fondamento storico, la concatenazione degli eventi. Dopo, nella copiatura del testo e nella elaborazione proprio del testo definitivo, noi sappiamo che Marco, ad esempio, era il traduttore di Pietro, perché proprio ce lo dice Papia di Gerapoli, dice che Marco era ermeneutes, l'ermeneuta sarebbe il traduttore di Pietro. E poi veniva trascritto questo testo appunto parola per parola. Alcuni storici dicono che in realtà non è stato proprio Marco in persona, ma è stata la comunità della chiesa metti di Alessandria, oppure della chiesa di Gerusalemme, della chiesa di Antiochia. Questo, a dire il vero, per noi, secondo me, ha un'importanza limitata, cioè sapere proprio la singola persona. L'importante è che ci hanno riferito dei fatti storici, l'importante è che ci hanno riferito proprio le
venivano chiamate ipsissima verba, le stessissime parole di Gesù Cristo. Ci hanno riferito Abba, ci hanno riferito Eloi, Eloi, Lama Sabachthani, Amen. Quindi i vari aspetti proprio delle parole stesse di Gesù Cristo. La storicità dei Vangeli è essenziale per la nostra fede? Ecco, questa è una domanda molto significativa, cioè noi possiamo domandarci, ma è proprio importante sapere queste cose? Allora, lo scopo fondamentale, secondo me, del Vangelo è quello di portarci a un cambiamento di vita, a un cambiamento di morale. Ecco, e quindi portarci ad amare il prossimo, portarci ad essere onesti, sinceri, a essere fedeli servitori della verità. E certo che, e quindi soprattutto è un messaggio morale, questo è vero. Però questo messaggio morale è legato anche alla fede nella storicità di quello che ci è stato rivelato. Cioè noi come fede crediamo che Gesù Cristo è esistito davvero, che Lui è davvero morto in croce, che Lui è davvero risorto. E Bultmann, il grande teologo tedesco, ha detto: dobbiamo distinguere il Cristo della fede dal Cristo della storia. Il Cristo della storia nessuno sa chi sia. Il Cristo della fede, noi diciamo, è colui che ha dato il messaggio dell'amore e è colui che ci ha rivelato che Dio è nostro Padre. Ma il suo discepolo Kesman gli ha detto: guarda che il Cristo della fede richiede che sia storico quello che ti dice. Cioè, aver fede vuol dire credere che Gesù Cristo davvero è risorto, cioè che è storico quello che c'è scritto nei Vangeli. Quindi la fede richiede la realtà di quello che noi crediamo, che sia veramente e storicamente esistito. Ecco, ma non so, siamo verso la conclusione. Ecco, comunque guardate, io adesso devo chiudere perché il tempo è quello che è. Comunque io mi fermo e quindi se volete farmi approfondire, e mi scuso di non essere riuscito a rispondere a tutto, ecco, rispondo dopo in privato. Vi ringrazio molto.